Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del Telegiornale La Giornata. A dire la verità non è iniziata bene, anzi tutt'altro. L'ho capito dai primi messaggi che ho visto sul telefonino, dai primi post. Se n'è andato purtroppo Alfio Tofanelli, una persona squisita, uno dei più bravi, competenti e pacati giornalisti sportivi di tutti i tempi. Anche io, come moltissimi miei colleghi, e non solo della mia generazione, ma anche di prima e di dopo, ho collaborato con lui, con la sua agenzia Tutto Calcio, anche io ho ricevuto preziosi consigli, alcune pacche sulle spalle, particolarmente gradite da un maestro come Alfio. Poi quando ti incontrava era sempre il primo a salutarti. Questo dice tutto, la dice lunga sulla persona. I titoli delle principali notizie di oggi. Non piove da mesi e l'acqua comincia a scarseggiare, almeno per quanto riguarda le produzioni agricole. La situazione sta già creando gravi problemi nel settore, sia a livello di lavorazione che di prodotto finito. The American Dobro Session hanno iniziato a Bottegone di Pistoia il proprio tour. La band, con il suo particolare strumento a corda, ha presentato un lavoro in cui le atmosfere urbane si fondono con il blues e il country americano. Gara difficile per la pistoiese, che domani alle 18 a Chiavari affronterà l'ambiziosa Entella, quinta forza del girone B di Serie C. Gli arancioni però hanno necessità di muovere la classifica per continuare a sperare nella salvezza. È da un po' troppo che non piove e la situazione sta creando notevoli problemi all'agricoltura. Come si può vedere qui, sia in superficie che in profondità, la terra è arida. Terreno che in questi giorni non dovrebbe essere così arido. Se è 3 mesi che non piove, siamo in queste condizioni, purtroppo siamo arrivati alla semina in queste condizioni. E questo che significa? Significa che è un problema. Seminare con un terreno arido così, c'è il rischio che il prodotto poi non nasca. E quindi è un lavoro buttato, diciamo. Siccità e aumento delle materie prime, l'agricoltura lancia un grido d'allarme. La voce è quella di Coldiretti attraverso Michela Nieri, presidente di Coldiretti Impresa Donne. Praticamente questo, abbiamo già preparato i terreni, sono già pronti per la semina, però c'è tante incognite. Il prezzo del concime, che è arrivato dai prezzi alle stelle, il carburante uguale. In più dobbiamo combattere anche con la fauna selvatica. Una volta che siamo riusciti a seminare, il prodotto è nato, la fauna selvatica completa il lavoro, diciamo. Ad oggi saremo a circa un aumento per la produzione del 60-70% confronto agli anni passati. Chi sono gli animali che vengono qua e che creano problemi alle coltivazioni? Allora, nel momento della semina, sia piccioni, che comunque quando nasce la piantina vengono e mangiano, e i cinghiali dopo la semina, che comunque scavano e vanno a rovinare il lavoro fatto di semina. Quali sono le possibili soluzioni? Per il discorso dei piccioni sarebbe stato l'abbattimento preventivo, che ogni anno noi facciamo la domanda di abbattimento preventivo, quindi preventivo che cosa vuol dire? Prima della semina, ma quest'anno purtroppo non è stato concesso. E comunque sono gli abbattimenti e i cinghiali uguali, le catture comunque. In sofferenza anche la coltivazione del grano, il terreno è arido come nei periodi più critici della stagione estiva. Sarebbe un momento di concimarlo per dargli ancora più forza, ma non lo possiamo fare perché lo mandiamo ancora più in stress a concimarlo mentre è in stress idrico. In sostanza ritarda l'arrivo a maturazione. Sì, oltre a ritardare l'arrivo a maturazione, ma diciamo anche come prodotto non ne viene meno e con meno qualità. Il TAR della Toscana ha bocciato la richiesta di sospensione. L'iter delle rotatorie a Pieve Nievole può andare avanti. Il ricorso era stato presentato dalla società Sogefim con l'intento di bloccare l'iter di realizzazione delle due rotatorie previste di fronte all'uscita dell'autostrada di Montecatini Terme, che ricadono tra l'altro sul territorio di Pieve a Nievole. La decisione, si legge in un comunicato, è stata accolta con grande soddisfazione dall'amministrazione comunale di Pieve a Nievole. Assurdo tentare di fermare un'opera utilissima a tutti per un fazzoletto di terra, ha sottolineato il sindaco Gilda Dio l'aiuti. Va ricordato che Sogefim, che potrà comunque ricorrere al Consiglio di Stato, utilizza il complesso immobiliare che si trova in quella zona
noto come Incom, il cui parcheggio sarà in piccola parte interessato dall'espropriazione, oltre all'occupazione temporanea necessaria per il cantiere di realizzazione dell'opera. Qualche numero sul bollettino pandemico di oggi, solo i più significativi, poi lo vedremo nel dettaglio durante la giornata. Aumentano i positivi, ma aumentano anche i test eseguiti, 3.000 in più. Per questo cala di un punto percentuale il tasso dei positivi, ora al 15,2, questo in Toscana. In provincia di Pistoia sono 335 nuovi contagiati, più 41 rispetto all'aumento precedente. Nei giorni scorsi si è svolto un convegno che riguardava alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che riguardava la tutela dei minori. Una giornata di riflessione sul delicato tema della tutela dei minori coinvolti nei conflitti familiari è stato l'obiettivo del convegno dalla parte dei minori, che si è svolto nell'auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio. È stato organizzato dal Consiglio regionale della provincia di Pistoia, dalla consigliera di pari opportunità della provincia Chiara Mazzeo e dal garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana Camilla Bianchi. Un convegno con al centro un importante tema che riguarda la tutela dei minori. È un convegno che ha attirato l'attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche della cittadinanza, perché probabilmente ha coinciso con l'entrata in vigore di una legge importante chiamata riforma Cartabia, ma insomma è una legge, la 206 del 2021, che si preoccupa di riformare alle basi, alle radici, il processo di famiglia e quindi anche la tutela del minore coinvolto in un conflitto familiare. E la legge si propone di eliminare il contrasto che ancora esiste tra tutela minorile offerta dal giudice per i minorenni e tutela offerta dal tribunale ordinario. Si preoccupa di valorizzare figure professionali nuove che devono servire a prevenire l'insorgere di un conflitto con tutto quello che comporta in termini di ricadute del minore, penso al mediatore familiare. E a valorizzare strumenti di risoluzione stragiudiziale del conflitto, ahimè ancora poco conosciuti e poco usati, devo dire anche con una nota critica da parte dei miei colleghi, che sono appunto la negoziazione assistita, che sono la mediazione familiare, che sono la pratica collaborativa. Un'iniziativa di grande rilievo in un momento come questo, in cui assistiamo alla tragicità degli eventi legati all'Ucraina, che attestano quello che è la deriva di un conflitto, e siamo qui oggi a riflettere su come contenere il conflitto nell'ambito particolarissimo della crisi familiare, quando la famiglia si disaggrega, e quindi è assolutamente indispensabile cercare di capire tutti insieme come tutelare al meglio gli interessi e i diritti delle persone di minore età. Si è conclusa la seconda serie di interventi di restauro della cappella di Villa Pagnozzi a Pistoia, dopo il ripristino del tetto che si era deteriorato al punto tale da minacciare il crollo dell'edificio con conseguenti danni irrecuperabili agli interni. Sono terminate anche le operazioni di recupero degli affreschi della singola navata della struttura, lavori realizzati da Laura Vannucchi. L'edificio, sorto all'esterno delle mura cittadine in direzione Candeglia intorno alla metà del XVII secolo, dal dopoguerra è sede dell'ente Campo San Piero. Sabato ci sarà l'inaugurazione con la celebrazione di un rosario per la pace, poi in occasione delle giornate del Fai di Primavera fino a domenica sarà possibile visitare tutta la villa con però prenotazione obbligatoria. Andiamo a Bottegone, frazione del comune di Pistoia, per il concerto dei The American Dobro Session. Dalla Gemin Academy di Bottegone debutta una nuova esperienza musicale, The American Dobro Session Band. Atmosfere urbane si fondono con il blues e il country americano. Il gruppo si è esibito davanti a una folta platea, incantata dal suono del dobro. Questo è un dobro, una chitarra risofonica americana, detta anche national a volte, che è un po' fuori contesto rispetto allo stile che proponiamo, perché questo forse è la particolarità più interessante, perché è uno strumento tipico della musica folk americana, bluegrass e country, che abbiamo cercato di inserire in ambientazioni un po' più urbane, funky, stile New York style. Qui alla Gemin Academy Musica Vera SD
Facciamo tantissime attività, sia sportive, perché è un centro sportivo, ma anche un centro culturale e musicale. Per questo che ho invitato molto volentieri questo bellissimo gruppo, The American Dobro Session. Sono ragazzi veramente professionali che si ritrovano per fare una tipologia musicale un po' fuori dai generi, e quindi per me è veramente un orgoglio averli qui. Seguiteli anche sui social, perché sono veramente formidabili. Io sono Alessio, dobro e voce. Io sono Luigi Ventura, batterista. Edoardo Desideri, chitarra elettrica e voce. Giacomo Villani, basso elettrico e voce. Un po' di sport, domani anticipo in Serie C fra Entella Chiavari contro la Pistoiese, le ultime nel servizio di Leonardo Cecconi. Domani alle ore 18 Pistoiese ad Entella, una partita estremamente difficile. Intanto, come stanno gli arancioni? Stiamo bene, perché quando vinci il morale è alto. Dobbiamo convivere un po' con le problematiche dell'ultimo periodo, qualche giocatore che anche nelle ultime ore potrebbe venir meno, però insomma l'ambiente è sereno e siamo ottimisti, però siamo anche consapevoli che giochiamo contro uno degli avversari più difficili di questo campionato. Ecco, una squadra costruita per vincere, le ultime 5 partite casalinghe, 5 vittorie, 14 reti segnate, 2 sole subite. Questo non ci fa coraggio, ci deve stimolare, però, perché è un esame ostico, difficile, però è altrettanto vero che è un esame per noi. Ogni partita, come abbiamo sempre detto, può essere l'ultima, quella decisiva, perciò cercheremo di affrontarla come abbiamo fatto nelle ultime partite, con determinazione, con carattere, anche con qualità, sapendo che andiamo ad affrontare una delle compagini più forti del campionato. Più passa il tempo, più riusciremo a trovare come la nostra identità di squadra, di gioco, sia a livello fisico che di caratteristiche, ci si conosce meglio, però insomma siamo sempre sotto esame e questo non ci sta aiutando, però la squadra risponde sempre, sia quando fa risultato positivo che quando no. Insomma, abbiamo sempre avuto delle prestazioni buone e dobbiamo cercare di continuare, perché solo questo ci può aiutare, dare fiducia per guardare il futuro con più positività. Ieri sera c'è stato un turno infrasettimanale del campionato di Serie C Gold di basket. Vediamo com'è andata. Undicesimo turno del campionato di C Gold, che conferma le due squadre di Montecatini in testa alla classifica e attualmente senza rivali. Gli Aerons fanno la voce grossissima contro il fanalino di coda Don Bosco Livorno e asfaltano i Labronici a domicilio con un perentorio 58 a 112, che dicono ben 54 punti di scarto, con 19 di Casoni e 18 di Lafitte. Ragazzi, sono stati molto bravi, affrontavamo una squadra che aveva un sacco di defezioni, quindi siamo stati facilitati in questo, però devo dire hanno avuto un buonissimo approccio e sono stati tutti coinvolti, tutti molto motivati, e abbiamo avuto percentuali alte che sono figlie sia dell'approccio, ma anche che quando sei in vantaggio il pallone è più leggero, come si suol dire. Però un passo ancora in avanti, un'altra vittoria, possiamo solo essere orgogliosi di questo gruppo. Risponde la Gema con la netta vittoria del Palaterme nel derby contro una volenterosa Deni Quarrata, sconfitta 100 a 77, con gli argentini sugli scudi, visti 23 punti di Marengo e di 22 di Rassio. Per gli uomini di Valerio, 16 punti del nuovo arrivato Kuzminskas e 15 di Riccio, in una partita che non è mai stata in discussione. Un duro colpo invece per la Andy Asfalte Agliana, che perde nel finale la sfida del Capitini contro l'Olimpia Legnaia per 73 a 74, grazie ad una tripla di Catalano a 8 decimi dalla sirena, dopo che i ragazzi di Mannelli erano sempre stati avanti, chiudendo l'ultimo periodo sopra di 11. Non sono bastati i 26 punti di Bruno e i 14 di Tommei.
Con le due montecatinesi certe dei primi due posti, Agliana e Quarrata rimangono a quota 18 e nel prossimo turno giocheranno entrambe due sfide fondamentali per la classifica. La Andy Asfalti sarà di scena sabato alle 18 sul campo di Val di Sieve, mentre Quarrata ospita domenica Prato, attualmente quinta in classifica. Sempre sabato, la Gema giocherà in trasferta a Castel Fiorentino, mentre domenica Erons al Palaterme contro Siena. Andiamo in chiusura, vi ricordo intanto di rimanere sul nostro canale, seguire TVL, alle 14.40 ci sarà la rubrica TG Salute, allergie, inizia la battaglia di primavera, poi il basket a proposito di sport con la replica della partita che è andata in onda ieri sera sulla pagina sportiva Don Bosco Livorno contro Erons Montecatini, mamma mia. Poi si parlerà un po' di storia del territorio con le nostre interviste, immagini e servizi dell'epoca di qualche anno fa in Amapola alle 19. Torniamo noi con il telegiornale. Grazie per averci seguito. A più tardi.